Jingle spot. Residence Traiano, sugli altipiani di Arcinazzo. Prenotate, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Un altro tapiro! Ha fatto due gol con quello! Volevamo dargliene un altro, Gian Francesco! Ha fatto due gol con quel tapiro! Volevamo dargliene un altro perché... Due gol, magari con questo ne fa un altro, un'altra bella doppietta, Gian Francesco, per 4 minuti di partita, ma lei è un fenomeno, ha fatto il record dei record. Bravo papà, però Francè ancora senza cintura di sicurezza e con il solito trucchetto del passaggio dietro la schiena per evitare il cicalino. No, vada pure, la riceviamo con calma, dopo, più tardi. Ma se lo merita, Sor Francesco, non potevamo non darle questo tapiro, speriamo che ne faccia altri. Ma è troppo bravo, Sor Francesco. Grazie. La gente si domanda, 4 minuti di partita, santo cielo, 2 gol. Ma allora la prossima volta cosa farà con Spalletti? La farà giocare 2 minuti per avere 4 gol? Magari. Ma non si fa, dico, uno come lei deve entrare, deve fare. Io ieri ho insultato vedendola entrare. Ma chi se lo immaginava che lei avrebbe fatto questi 2 gol meravigliosi? Ma lei è l'imperatore di Roma. Comunque, Gian Francesco, lei ha fatto il record dei record. Grazie. Cosa sarà del futuro adesso, allora? Con un'altra volta. Ma siete usciti a cena? Siete usciti a cena? No. No, siamo incrociati. Non vi siete incrociati? No. Con un appuntamento. Lei comunque rimarrà il capitano. Grazie. Dei capitani, Sor Francesco. Noi ci auguriamo che la prossima volta la faccia giocare un po' di più. Va bene. Perché 4 minuti sono pochi. Grazie. Lei mi deve fare un po' di più della partita. Va bene. Lei ha trasformato la Roma. Sor Francesco, santo cielo. Numero 1, arrivederci. A questo punto Staffelli decide di fare una sorpresa a Totti e va a casa sua. E lì incontra Ilari. Sora Ilari. Non mi sveglia da ragazzina, Oh, bella fa. Che bello, che piacere. Ma sai che Francesco mi ha mandato adesso il messaggio con il tapiro in macchina, no? Mi ha detto, gli dici se la prossima volta vengono da me. Ma sono stati velocissimi. Sentiamo nel pensiero. Non potevamo non venire a carpire la gioia dell'evento di ieri. No, ragazzi, vi dico, io dormivo. Come dormiva? Sora Ilari, come dormiva? Dormivo, poi io ti dico, non so se si può dire in televisione. Sì. Io vedo chi l'ha visto, sono una fan di chi l'ha visto. Quindi in realtà ieri era mercoledì, come ogni mercoledì che si rispetti, io guardavo chi l'ha visto. Si guardava la partita di Francesco. No, poi mio figlio ha detto, mamma, vediamo un po' di partita, va bene. A un certo punto, al secondo tempo, ho visto che mi sono addormentata. E mio figlio mi ha svegliato, mamma, ha segnato papà. E quindi poi mi è impazzito col telefono, mi è impazzito. E niente, alla fine sono andata a letto a mezzanotte e mezza, perché poi tutte le chiamate, i messaggi, insomma, una grande festa, però io ero proprio imbustata. Beh, è da non credere, vedete la naturalezza con la quale... Io pensavo che il tapiro è per questo, perché era un bustata, no? No, noi volevamo, visto che insomma ieri noi eravamo alla partita, è entrato e ha fatto quel gol così fulmineo, sembrava Flash, il supereroe. È entrato, ha fatto quel gol. Adesso mi stacco le cosce. Oh, che meraviglia, sono io rimasto. La sera gli faccio fare stretching io. Ah sì? Certo. Lei me lo allena qua, ragazzo. Io, certo. Ah, è merito mio, lo tengo in forma. Ma avete capito, amici di Striscia? Ma è solo a merito della Sora Ilari se Francesco ieri ha fatto quel gol. Si è allungato perché fa stretching in famiglia. Bravi, certo, bravissimi. Ma... si parla di Francesco che probabilmente l'anno prossimo non giocherà più a calcio perché pare che Pallotta non voglia rinnovare il contratto. Sono preoccupatissima. Tra le mura di casa tutti i giorni. No, capisce? Io gli ho detto che devo andare in ritiro comunque, da qualche parte, in albergo, a casa tua, vada da qualche parte, perché un giorno a settimana è d'obbligo il ritiro. Cioè, avete capito? Cioè, vi rendete conto? Lei ho problemi, sono preoccupata. Sta già facendo treno autogeno per capire certo, che cosa... Certo, sto preparando. Perché avere un Totti in casa tra le mura domestiche non sarà facile. È tremendo. Non potevamo esimerci dal premiare anche la donna... E a questo punto ci facciamo pure una foto di te, ma dai. Certo. Scusami, Però aspettiamo il tapiro. La domanda sulle chat di gruppo, scusate. Una senza... Oh, ma io sono più emozionata per questo che per ti amo. Vi ho detto tapiro, non scherzo, dai. No, l'ha detto. Signore e signori, l'ha detto ufficialmente. Allora, questo dai, è per tutti i social. Dai. Le do il mio numero attraverso degli amici, così la manda anche a me, così certo, la twitto certo. Anch'io. Allora, questo grazie, è il secondo. Grazie, chi c'è? Ficarò Picone in studio. Certo, sono... Ciao ragazzi, un bacio. È stato un piacere. Ciao, arrivederci, ciao. Grazie per la gentile disponibilità. Valerio Staffelli, Striscia Notizie a Roma. A voi la linea studio. Che famiglia fantastica. Francesco deve continuare a giocare. Sor Pallotta, mi raccomando.
Residence Traiano, sugli altipiani di Arcinazzo, a due passi da Fiuggi, a un'ora di macchina da Roma. Per un weekend romantico, con gli amici, per la vostra settimana bianca, per le vostre vacanze. Residence Traiano, sulla via Sublacense. Immerso nel verde, con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane. Avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Residence Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città.